Buon pomeriggio amici di Gossip Money e ben ritrovato al nostro angolo consueto quotidiano di chiacchiere in ciuci, un focus su tutto ciò che succede nel mondo del cinema, della televisione, i reality, la musica, lo spettacolo, veramente di tutto, di più. Prima di tutto, prima di iniziare, come sempre con me c'è Elvira Vigliano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Alessia, buon pomeriggio a tutti. Ed anche oggi abbiamo un sacco di cui parlare. È il trionfo dell'amore, in primis, possiamo dire. Sarà il periodo, sarà che il Covid ha lanciato questo messaggio di carpe diem, quindi di cogliere l'attimo anche in maniera fugace, ma stanno nascendo e si stanno concretizzando tante storie d'amore. Un San Valentino perenne, dobbiamo dire, in cui anche la libertà di potersi esprimere attraverso i social, insomma, non sta fermando nessuno. È vero, iniziamo però in primis dall'amore per la famiglia e l'amore per la musica. Infatti devo dire che ho scoperto soltanto oggi, e me ne rammarico, di come siano promettenti, belli e prestanti i figli di Biagio Antonacci. Quindi non conoscevo questa famiglia allargata, ovviamente tutta inserita nel mondo della musica. Basti pensare che il nonno è Gianni Morandi, quindi ovviamente tra papà e nonno non si poteva fare altrimenti. Tutto in famiglia, diciamo, da questo punto di vista, però è bello insomma scoprire anche questi legami, perché effettivamente nemmeno io ero a conoscenza del legame tra Biagio Antonacci insomma e Gianni Morandi, però a quanto pare Biagio si è innamorato della figlia di Gianni Morandi, quindi infatti questo legame ha dato poi vita a un bellissimo ragazzo, Giovanni. Eh sì, persino sono due figli che sono inseriti nel mondo della musica. C'è Paolo, 26 anni, che è un autore molto conosciuto perché ovviamente è dell'ambito di canzoni, ad esempio tra gli altri di Eros Ramazzotti, Alessandro Amoroso ed anche di Neck, quindi è un po' più lontano dalle luci della ribalta. E poi c'è Giovanni, di soli 19 anni, che invece è un cantautore, riprendendo appunto le orme del papà e del nonno, e ha appunto inciso quest'ultima sua canzone che si chiama Fino a Tre. E soprattutto si è raccontato in un'intervista molto particolare, perché ha detto che in primis non gli piaceva studiare, quindi è stato anche molto schietto. Onesto. Esatto, non gli piaceva studiare, quindi ha deciso di lanciarsi nella sua passione, quella per la musica. Ovviamente immaginiamo che sia cresciuto con la musica appunto del padre e del nonno Gianni Morandi, ed è proprio con il nonno che ne ha parlato delle sue prime pubblicazioni, delle sue prime canzoni. E poi ha raccontato anche un aneddoto molto simpatico per quanto riguarda un tatuaggio che ha fatto, anche qui fil rouge dei tatuaggi improbabili, sì, che ritornano, poiché ha un tatuaggio con su scritto "non tatuarti Biagio Love", che non è Nasty Love, no, in questo caso me Biagio Love, perché appunto parlando con il padre di questa volontà di avere un tatuaggio, lui non voleva, quindi gli aveva quasi negato questa possibilità lasciandogli un post-it con questa frase, e quindi lui ha detto quasi quasi è proprio questa che vado a tatuarmi. Beh, sicuramente a differenza dei soliti tatuaggi che si fanno per i genitori, quindi col nome o un semplice cuore, diciamo che è stato originale, anche perché è un qualcosa che rimarrà con lui per sempre, e soprattutto ha fatto felice il padre scrivendo insomma il suo nome sul suo corpo, quindi è particolare come idea, e sicuramente anche la reazione di Biagio Antonacci è stata positiva. Sicuramente sì. Che cosa ne pensi invece delle famiglie d'arte, possiamo dire, quindi i figli, ne abbiamo viste tante anche nel corso del tempo, Claudio Baglioni e il figlio, i Gassman, il padre bravissimo attore di generazioni di attori, e il figlio che ha partecipato anche a un Noto Talent, quindi ci sono tante famiglie d'artisti e d'arte. Cosa ne pensi nel ricalcare le orme dei genitori? Beh, innanzitutto è molto comune questo tipo di percorso, bisogna però vedere se effettivamente ci sono le basi per poter andare avanti. Questi ragazzi devono comunque fare i conti con il passato dei propri genitori, e quindi i paragoni saranno inevitabili. Sicuramente il crescere all'interno di un ambiente come quello del mondo dello spettacolo abitua fin da subito questi ragazzi alle dinamiche televisive e non, però allo stesso tempo priva loro di una parte fondamentale, cioè quella della privacy, di potersi vivere anche una semplice uscita o una pizza con gli amici senza paparazzi.
Sicuramente il voler seguire le orme dei propri genitori è un qualcosa che è nella nostra indole, e perché cresciamo in un ambiente che sostanzialmente ci guida in questo percorso, e perché molto spesso i ragazzi, soprattutto se giovanissimi, non riescono a trovare subito la propria strada. Sì. Insomma, il percorso di crescita è molto lungo, e soprattutto quando si tratta di questi ragazzi giovanissimi, molto spesso sono anche allettati dal guadagno facile, dalla strada già spianata. Quindi è un discorso che bisogna ampliare anche alle qualità dei ragazzi. È vero, noi non abbiamo ancora ascoltato la canzone, lo faremo nei prossimi giorni. Vediamo cosa succede, anche se Giovanni nella fattispecie è stato ancora una volta molto schietto, perché ha detto: ho approfittato in modo positivo del mio cognome pesante proprio per aprirmi una strada nella musica, quello che mi piace fare, però seguendo i consigli di mio nonno, ma non facendomi troppo aiutare dalla figura comunque di mio padre, dello stesso nome della famiglia. Quindi comunque vuole una sua indipendenza, e sì, questo è importante. Anche perché l'intervista che ha fatto con il nonno, quindi Gianni Morandi, è stata un'intervista molto piacevole, molto simpatica, sì, che testimonia insomma un rapporto molto profondo tra i due, soprattutto perché si tratta di generazioni differenti, quindi sappiamo che si tratta dello stesso settore, però ovviamente la musica viene interpretata in modo diverso e dai giovani e dai meno giovani. Nel caso dell'intervista sicuramente è stata simpatica, perché lui ha fatto anche una sorta di, insomma, ha cercato di imitare il nonno, però al di là di questo il messaggio che è stato trasmesso era molto importante, quindi il fatto di poter essere presentato da un personaggio importante, scusate il gioco di parole, è sicuramente, lo favorisce notevolmente. Ecco, gli fa un po' da sponsor, diciamo, sì. Ci sta, però ci sta. E Giovanni, nonostante poi sia molto giovane, ha soltanto 19 anni, abita a Bologna, si è reso protagonista anche di alcuni gossip, poiché nei mesi scorsi, dopo l'estate, era stato paparazzato anche sui social con Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecisa. Esatto, e che poi abbiamo imparato a conoscere anche tramite un noto talent in TV, quindi una coppia di padre e figlio, un'altra che si è riproposta. I due però hanno subito categoricamente smentito questa liaison, anche se c'erano tante foto insieme, in atteggiamenti comunque abbastanza confidenziali. Però sembra che magari c'è stato del tenero, però non sono fidanzati al momento. Ma insomma, hanno creato un po' di scandalo all'inizio, perché si tratta comunque di due ragazzi molto giovani con esperienze di vita abbastanza simili, perché comunque entrambi appartengono al mondo dello spettacolo. Sicuramente nel caso di Jasmine ci troviamo di fronte ad una ragazza che ha anche vissuto la figura di Albano, e come padre, ma soprattutto come guida musicale. Bisogna dire che anche in quel caso, nel caso appunto della famiglia di Jasmine, ci troviamo di fronte ad un panorama molto ampio in sì. cui i diversi personaggi, figli con Romina e figli invece con Loredana, hanno intrapreso un po' tutti la stessa strada. Probabilmente le doti canore sono ereditarie. È vero, infatti anche questo talent, anche lei ogni tanto si dilettava a cantare, fare da DJ, quindi sì, la strada è stata comunque quella. È vero, e chissà, magari in futuro potrà risbocciare l'amore tra i due giovani e creare una mega super famiglia allargata di musica. Sì, in questo caso insomma si creerebbe un famiglione allargato, anche perché questo, diciamo, non fa paura allo stesso Albano, che bisogna dire ha tanti figli, ma con ognuno di questi ha un rapporto particolare, quindi ha cercato di stimolarli dal punto di vista emozionale, interpretativo. Nel caso invece di Giovanni Antonacci, in questo caso ci troviamo di fronte ad un ragazzo che invece è poco conosciuto rispetto sì. a Jasmine, quindi entra in questo mondo, e sicuramente il fatto di poter mettere delle foto insieme potrebbe essere una semplice amicizia, e magari, come hai detto tu, potremmo poi tornare a parlarne tra qualche giorno con altri tatuaggi. Assolutamente. Intanto parliamo ancora d'amore nel nostro secondo argomento. L'abbiamo detto, è un periodo particolare dove le nuove storie nascono, quelle più vecchie si consolidano, ma soprattutto attraverso i social. Quindi vediamo spesso una foto, un post che ci svela nuovi dettagli su questi fantomatici flirt. È successo questo anche al noto
attore, conduttore comico Paolo Ruffini, che sembra che ormai sia sempre più innamorato della modella top model Lucia Cossu, lei originaria di Terni, conosciutissima, molto bella, di bella presenza, e Paolo Ruffini continua a inondare il suo profilo Instagram di tantissime foto e video insieme alla fidanzata, ormai un legame che è stato ufficializzato. Sembra infatti che i due siano andati persino a convivere e gli amici dicono sono praticamente inseparabili, stanno insieme H24. Oddio, questa cosa mette un pochino di ansia, devo dire la verità. Verissimo, l'ho pensato anch'io. Però insomma, sono anche contenta da questo punto di vista, perché Paolo Ruffini insomma esce da una storia molto particolare che a tratti è stata definita anche tossica con Diana del Bufalo, perché entrambi si amavano alla follia ma stare insieme risultava difficile. Quindi in entrambi i casi comunque ci troviamo di fronte a due ragazzi che hanno sofferto per questo amore, ci hanno provato più di una volta e poi ovviamente hanno scelto strade differenti. Nel caso della nuova fiamma o addirittura fidanzata, a quanto pare, insomma, Paolo Ruffini ha cambiato totalmente direzione, anche perché si era avvicinato ad un settore molto particolare. Infatti, come ricordi, ha presentato anche dei programmi con ragazzi con disabilità e così via. Quindi, insomma, vedere Paolo Ruffini che sicuramente si lascia andare anche a queste effusioni in pubblico è un qualcosa che fa trasparire anche un suo lato molto tenero, che prima non avveniva, perché nel caso di Diana del Bufalo venivano pubblicati soltanto video molto diversi tra i due, quindi è piacevole come immagine. Eh sì, poi forse proprio parlando del rapporto con Diana del Bufalo, non è sempre semplicissimo unire lavoro e amore, sì. Poi soprattutto H24, perché hanno fatto poi film insieme, trasmissioni sì. insieme, quindi è veramente complicato poi gestire un tipo di rapporto così. Sì, anche perché si parla di orari sballati, insomma, ci troviamo in delle dinamiche che è facile immaginare e che vanno poi anche ad intaccare il rapporto a lungo andare. Sono stati insieme per tanti anni, sembrava un amore non destinato a finire. Vero. E poi invece questa notizia che ha destabilizzato un pochino tutti, anche perché la stessa Diana del Bufalo si era addirittura allontanata dai social, lo stesso Paolo Ruffini non rilasciava interviste, insomma è giusto anche da questo punto di vista poi tagliare i ponti col passato, e chissà, anche nei prossimi giorni riceveremo notizie su Diana del Bufalo, chissà. È vero, indagheremo per le prossime puntate. Intanto volevo fare solo una piccola postilla per non parlarne anche oggi, prima di andare in pubblicità. Ieri avevamo scherzato sulla rapidità della liaison tra Gian e Diletta Leotta, quindi abbiamo parlato del matrimonio, abbiamo parlato dell'anello, abbiamo parlato della mamma, ed è notizia di ieri sera che hanno persino cercato, barra trovato, casa insieme, quindi sì. Next step. Sì, la settimana prossima ci sarà il matrimonio e poi tra due settimane il figlio. Il figlio già nato, sì, però già nato. Saltando proprio. Sì, 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 saltiamo tutte le tappe. Esatto, quindi mi raccomando, attenzioniamo anche quest'altra cosa. Voi rimanete incollati con Gossip Mania, qualche minuto di pubblicità e torniamo qui a tra poco. Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, in streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata, con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Eccoci qui dopo veramente un pizzico di pubblicità. Stiamo parlando di gossip mania, la nostra ossessione. Stiamo facendo due chiacchiere sugli ultimi inciuci, come piace chiamarli a noi, sul mondo dello spettacolo, ma non solo, e ritorniamo a bomba subito sulle storie d'amore, anche in questo caso
In realtà non si capisce realmente una tempistica che non è brevissima, però sembra che siamo in odore di passo importante. Ed è anche una coppia un po' particolare poiché non la conoscevo, devo dire la verità, quindi l'ho approfondita in questi giorni. Stiamo parlando della deputata d'Italia Viva, Maria Elena Boschi, e del bellissimo attore Giulio Berruti, più innamorati che mai. Ho trovato infatti un sacco di interviste nei quali svelavano anche dettagli piccanti della loro storia. Sono stati nuovamente paparazzati a Fregene insieme al cane Brownie, più innamorati che mai, quindi già una famiglia allargata e completa, e sembra che infatti i due siano prossimi alle nozze. Sì, a quanto pare insomma questo amore dura da un bel po' e hanno cercato insomma di lasciare fuori il mondo dello spettacolo, anche perché nel caso di Giulio Berruti comunque ci troviamo di fronte ad un attore, un conduttore. Nel caso invece della deputata, comunque anche in un periodo così particolare, insomma, l'amore ha rappresentato per lei una valvola di sfogo, diciamo così. Lei stessa ha dichiarato che insomma Giulio Berruti rappresenta per lei un folle amore che però la appoggia in ogni passo che decide di compiere, quindi da questo punto di vista insomma sembrano legati indissolubilmente. Ecco, ho letto anche cose particolari, non solo sul primo appuntamento nel quale sembra che lei sia caduta dalla sedia rovesciandosi il calice di vino, e persino lui, ancora più innamorato paradossalmente di lei, avrebbe dichiarato: non sono abbastanza per lei, lei è fantastica, è perfetta e non sono alla sua altezza. Sì, insomma, ha un po' destabilizzato questa notizia, anche perché di solito gli uomini, insomma, cercano di insomma, alimentare la posizione della propria donna e così via. Però in questo caso, insomma, addirittura dichiarare di non essere abbastanza per la propria donna è sicuramente un'affermazione shock, potremmo dire. Sì, infatti. Comunque, ho indagato un pochino sulla storia di Giulio Berruti e ho scoperto che lui è laureato in odontoiatria, quindi è comunque una persona che ha deciso poi all'improvviso di seguire le proprie passioni e quindi entrare nel mondo dello spettacolo. Non ho però notizie certe sul loro effettivo incontro, a quanto pare insomma è stato casuale o tra amici in comune, insomma. Infatti, perché sono poi due mondi molto diversi e due persone che a prima acchito sembravano molto diverse tra loro, quindi può darsi qualche amico in comune, qualche serata, quando si poteva al ristorante, una cena, quindi metodi classici. Mi sento di escludere la parte social, a differenza della parte delle... social, sì, escludiamola adesso perché non credo sia non stato credo, quello. Non credo. Esatto. Per quanto insomma la Boschi è stata anche attaccata sui social ed è stata poi difesa a spada tratta da Berruti, quindi è una coppia affiatata che però sembra avere insomma delle fondamenta solide e che, a differenza invece di quello che dicevamo ieri, i diversi percorsi siano stati poi intrapresi con tempi più o meno brevi, ma comunque studiati nel minimo dettaglio, cercando anche di costruire un qualcosa di solido. Ad ogni modo, anche la presenza di un figlio rappresentato dal cane Brownie è sicuramente un elemento importante in una coppia. È vero, abbiamo parlato d'amore, anche di animali e di come siano importanti anche nell'economia di una famiglia, e vi possiamo dichiarare ufficialmente che in casa Totti Blasi c'è un nuovo fiocco rosa. Non vi preoccupate, Ilari non è di nuovo incinta, almeno non per il momento, anche perché l'abbiamo detto che è prossima alla conduzione dell'Isola dei Famosi, quindi priorità alla carriera. Già impegnata, non si può pensare ad altro in questo momento. Però è arrivato un nuovo animaletto dopo il gatto, che veramente non so come abbiano fatto a scegliere, perché è il classico gatto che ha un nome preciso ma ovviamente non lo ricordo. Non lo ricordiamo adesso. Esatto, non lo ricordiamo il nome della razza del gatto. Comunque, per farvela breve, il gatto egiziano, quello senza peli, che è diventato un po' l'emblema della famiglia, soprattutto nella caccia ai topolini fuori al giardino. Sì, è stato utile da questo punto di vista. Diciamo che la famiglia Totti fa sempre parlare di sé, però per fortuna, per cose
divertenti, per cose piacevoli e anche per iniziative particolari. Loro comunque sono una famiglia molto legata al settore della beneficenza e soprattutto legata al mondo animale, grazie proprio ai loro figli, in particolar modo Chanel, che è la bambina che insomma adora gli animali in tutto e per tutto. I diversi figli hanno passioni distinte che i genitori cercano insomma di assecondare. Però in questo caso ci troviamo di fronte ad una passione particolare. Molto particolare, devo dire che ha trovato assolutamente il mio assenso, il mio totale gusto, perché parliamo di una capretta nana tibetana ed è bellissima, la possiamo vedere dalle foto in grafica, è veramente favolosa. Chissà come mai la scelta sia ricaduta proprio sulla capretta. Beh, bisogna dire che su Instagram la capretta tibetana tira È parecchio, bellissima, tira parecchio, è soprattutto vero, perché è un animale molto particolare, insomma, soprattutto nel caso della capretta nana tibetana, è un animale che, devo dire, anche i miei parenti in America, nello specifico, hanno aperto una sorta di allevamento per questi adoro. animali e li utilizzano anche per lo yoga. Quindi, insomma, l'animale in questione è un animale utile in diversi campi, soprattutto in quello della salute, perché pare, insomma, sia come i gatti capace di allontanare tutte queste negatività. E devo dire che i miei parenti in America hanno affermato che proprio grazie a loro riescono a vivere la quotidianità in modo diverso. Non so come si possa fare yoga con una capretta, però lo I tuoi chiederemo. parenti possono spedirci delle caprette Penso per di sì, provare? però bisogna dire che ci sono delle leggi molto particolari nel mantenere questi animali in famiglia, diciamo così. Sicuramente la loro villa all'Eur permette, insomma, di ospitare animali di ogni Penso gli tipo. abbiano creato una dépendance Sì, a privata parte, per la sì. capretta con tutti i comfort, poi vedremo sicuramente nei prossimi giorni. Sì, quello che stupisce Alessia è che quando si parla di questi animali, il problema è che insomma, la provenienza, come mantenerli, come Certo. curarli, quindi ci sono delle leggi ferree che devono essere rispettate, ma sicuramente insomma, non hanno di questi problemi la famiglia Totti, quindi. Esatto, è vero che poi molti personaggi famosi si affezionano a tanti animali un po' più fuori dal Sì, comune. ricordavamo prima Mike Tyson con la tigre del Eh beh, Bengala, che George rispecchia Clooney. la sua personalità Sì, poi. George Clooney con un maialino. Insomma, ognuno di loro sceglie un animale guida e decide poi di proseguire la propria quotidianità con questi animaletti. Io ho un semplice gatto ed è anche, insomma, non di razza, quindi. Che tenero. Però devo dire la verità che la scelta di un animale probabilmente è legata anche alla personalità, bisogna dirlo. L'essere diffidenti o magari, non so, non fidarsi molto degli altri potrebbe portarti verso la scelta di un gatto, oppure l'essere eternamente fedele alla scelta di un Del cane. cane. Nel caso di Mike Tyson la scelta era azzeccatissima perché la tigre del Bengala, insomma, tenerla nel giardino di casa allontana i paparazzi, devo dire la verità. Assolutamente sì, o li allontana o li fa fuori, insomma, Sì, non ci sono non ci sono alternative. rischi. Io per un lungo periodo, diciamo, avrei voluto acquistare un riccio e ancora oggi ho la passione per questi teneri animaletti. Avevo individuato in un negozio questo riccio albino, a prescindere che costava un occhio della testa, cioè non Ovviamente. si può capire quasi quanto un cane. Poi, nel momento in cui mi hanno spiegato quale fosse l'alimentazione del riccio, quindi insetti, vermi e così via, ho pensato che magari non era il mio momento, Sì, quindi. quando si parla di questi particolari animali bisogna stare attenti ad ogni dettaglio. Sicuramente anche nelle notizie di cronaca si sente di serpenti, insomma, animali un po' particolari. Quello che è particolare è la scelta di questi animali e bisogna interrogarsi sulla provenienza Sì. perché questo potrebbe creare tanti problemi. Soprattutto ci troviamo di fronte ad un momento molto È particolare, vero. quello della pandemia, in cui siamo limitati già noi e figuriamoci insomma un animale. Quindi bisogna essere sicuri della scelta che si fa e da questo punto di vista poi cercare di facilitare l'animale e creare un habitat ad hoc.
È Quindi. vero, anche perché molto spesso soffrono proprio di un habitat diverso, come ad esempio animali tropicali Sì. che ovviamente vengono in Italia con condizioni assolutamente diverse, o da paesi molto freddi che vengono in Italia anche determinate razze canine, ovviamente poi soffrono perché non sono abituati e non riescono ad adattarsi e non è giusto. La tutela degli animali prima di tutto. Quello sempre, noi siamo a favore. Assolutamente, sempre. Noi, oltre a essere a favore, siamo anche in chiusura Sì. della nostra puntata di Gossip Mania, ma vi diamo appuntamento come sempre a domani. Mi raccomando, occhio attento sul web, sui social, in TV, ovunque, così domani torniamo a chiacchierare insieme. Grazie mille, Elvira. A Grazie Alessia, grazie a tutti. domani.